Dicono che un uomo non conosca mai se stesso fino in fondo. Finché non viene privato della libertà. Quindi mi chiedo, quanto conosci te stesso? Prigioniero, posizionati sulla fedana. Combattimento chiusa e sigillata. Porterai la tua prigione con te. Quell'armatura sarà la tua nuova cella. Non commettere errori. La guerra sta per scoppiare. In tutta la sua gloria. E il suo orrore. Signor Findlay, la libertà ti attende. Diavolo, era ora. Per commemorare la fine della cosiddetta guerra dello sciame avvenuta 4 anni fa. La nostra Kate Lockwell si trovava sul posto. Imperatore, la minaccia di una nuova invasione Zerg è ancora molto concreta. Eppure invece di aumentare la flotta, lei ha sperperato trilioni di crediti per dare la caccia a vecchi ribelli come Jean Raynor. Jean Raynor rappresenta un serio pericolo per questo dominio. È un rivoluzionario senza legge né scrupoli, il cui unico scopo è diffondere la paura e il dissenso in tutto il settore. Insieme alla sua accozzaglia di miscredenti, ha apertamente istigato alla rivoluzione di 6 pianeti. E questo criminale sarà assicurato alla giustizia molto presto. Ride bene chi ride ultimo, figlio di puttana.
Aiutante, sono pronte le mie truppe. Le sue forze sono in attesa di ordini, comandante. Le trasferisco i dati tattici. Beh, era ora di dare un'accelerata a questa rivoluzione. Cercato del settore, non sei così difficile da trovare. Dovevo vederlo con i miei occhi. Il piccolo Jimmy Raynor, l'eroe del popolo. Tychus Finley. Bella tuta. Meglio essere pronti. Sapevo che ti avevano messo al fresco. Ergastolo. Cos'è? Sei uscito per buona condotta? Esatto, vecchio mio. Ora sono un cittadino modello. E a che cosa devo il piacere? Ho un'amichevole proposta d'affari per te. Sai che cosa ci fanno da queste parti quelli del dominio? Scommetto che stai per dirmelo. Scavano alla ricerca di artefatti alieni. È la nuova mania del tuo amico Mengsk. Ma ho un contatto che pagherebbe una bella cifra per ogni artefatto che noi liberiamo dal dominio. Immagino che non posso rifiutare. Vero, Tychus? Allora siamo soci. 60-40. 70-30. O niente. Sembra di essere ai vecchi tempi. I vecchi tempi. Per il rotto della cuffia, Matt. Non l'ho mai fatta aspettare prima d'ora, signore. Questo è vero. Ora portaci via di qui. A tutte le batterie. Concentrare la potenza di fuoco. Attivare i propulsori 2 e 6. Al mio segnale, prepararsi per il salto dimensionale. Adesso. Che diavolo succede? Gli Zerg non si vedevano da anni. Perché hanno attaccato Marsara proprio ora? Non è soltanto Marsara. Guardate un po' qui. Ha lanciato un attacco su Balcan. Una scia di distruzione in tutti i pianeti della fascia stellare consistente. Le vittime sono miliardi. Qualche minuto fa gli Zerg hanno attaccato un laboratorio militare del. Santa Madre Misericordiosa. Un nuovo filmato esclusivo conferma che a capo dello Shane c'è effettivamente la regina delle lame. Sapevamo che sarebbe tornata, ma che sta cercando? È venuta a finire il lavoro. Ah!
ricordo di averti dato l'accesso al nostro database. Mi sto solo aggiornando sugli ultimi eventi, capitano. Questa regina delle lame sta facendo cagare sotto tutti quanti. Ma non mi pare così tosta. Non hai la minima idea di chi sia, Tychus? E nemmeno mi importa. Beh, importa a Jim. Erano molto uniti una volta. Aspetta un attimo. Stai dicendo che se la spassavano insieme? Lei era qualcosa di diverso prima che gli Zerg la trasformassero in quella cosa. E così Jimmy si sente responsabile. Onestamente, se dovessimo incontrarla di nuovo, non so cosa farebbe. Con una donna così, c'è soltanto una cosa da fare. Sono 50 anni che nessuno evade dal mio Folsom. E noi ce l'abbiamo fatta in un pomeriggio. Riesco a malapena a crederci. Ragazzi, siete stati in gamba. Ora io e i miei spettri finiamo il lavoro. Uccidiamo Mensk. E affossiamo il suo dominio. Far cadere Mensk è solo l'inizio. Dobbiamo costruire un futuro migliore. Abbiamo appena liberato ogni scienziato, filosofo e libero pensatore che si sia mai opposto a Mensk. È stata questa la vera vittoria oggi. Sei davvero così ingenuo. Domani ci sarà un altro Mensk. E dopodomani un altro. Il tuo sogno di un futuro radioso è soltanto un'illusione. Se è tutto inutile, allora perché sei qui, Tosh? Che cosa vuoi ottenere? La stessa cosa che vuoi tu, fratello. Non mollo finché Mensk non sarà morto. La vendetta non c'entra nulla con la nostra rivoluzione. Noi vogliamo la libertà. Vedrai il tuo futuro migliore, Matt. Ma lì non c'è posto per quelli come noi. Trasmissione in arrivo. È Tosh. Non ho perso tempo per venire a gongolare. Passamelo. La pagherai cara, amico. Quello dovrei essere io? Ti pentirai di avermi fregato. Sei un pezzo di merda, Tosh. Ho passato la vita a combattere quelli come te. Io e te siamo proprio uguali. Faremmo di tutto pur di finire un lavoro. No, non hai capito niente. E ormai non lo farai più. Che cosa vorresti fare? Sono a 6 anni luce di distanza. Non io. Thank you.
fredda ed efficace. Mi ricorda una persona che conoscevo. Per fortuna non ce l'hai con me. Non oggi, comunque. Ci si vede, Jim. Ma ragazze normali non ne conosce. Queste sconvolgenti rivelazioni, una vera e propria Stamane l'imperatore ha indetto una conferenza stampa. Come risponde alle accuse di genocidio? All'utilizzo di alieni per... Vi assicuro che questi attacchi calunniosi al trono sono irresponsabili e privi di fondamento. Altezza, afferma ancora che alla base del suo governo c'è un sentimento di disinteressata devozione per il popolo? Ma certo. Sono stato chiamato a servire nell'interesse dell'umanità. Non ho mai cercato il potere personale. Allora, come descriverebbe questa affermazione? Non mi fermerete. Né voi, né i confederati, né i Protoss, né nessun altro. Io governerò questo settore o lo ridurrò in polvere. Io non l'ho permesso. Brutti sciacalli, pensate di poter venire qui a interrogare me? Intervista Evelyn. Sì, mi piace vederlo in crisi. Ma il Dominio riuscirà a insabbiare questa storia come fa sempre. Stavolta no. Mengsk ha usato i media come un'arma per molti anni e ora gli si è ritorta contro. Una sola trasmissione ci ha regalato una vittoria maggiore di 100 battaglie. Forse hai ragione. Beh, è per questo che abbiamo dato vita alla rivoluzione. Abbiamo ancora molta strada da fare. Ma oggi potremmo aver iniziato qualcosa. Col cuore e col cervello, come ha sempre detto lei. Sai, Matt, un giorno toccherà a te guidare questo gruppo di sbandati. Oh no, è per questo che la tengo con me, signore. Parlando di Kerrigan, dopo 4 anni salti fuori dal nulla e... Non c'è tempo, devi comprendere. Le risposte che cerchi sono qui. Studiale bene. Il destino stesso del creato è in pericolo. Felice di rivederti. Ora
Nixel Naga che ci hanno forgiato tutti stanno tornando. Ma sono venuti per salvare o per distruggere. Sapevo che avresti trovato il modo di arrivare qui. Alla fine. La tua sola presenza profana questo luogo, Kerrigan. Li hai sentiti, Zeratul? Mormorare dalle stelle. Quando arriveranno, la galassia brucerà. Abbastanza per vederlo. Ti prego. Le nostre meschine rivalità non hanno senso ora. Sta arrivando una tempesta che non può essere fermata. Trovo appropriato che si affronti l'oblio insieme. Il destino non può essere cambiato. La fine è vicina. E quando mi troverà? Potrò accoglierla finalmente. La profezia è incerta. C'è sempre una speranza. Immagino che questo sia un addio, Doc. So che avete parecchio da fare là fuori. In qualche modo ce la faremo. E voi cercate di stare lontani dai guai. Quei Protoss sono tipi irritabili. Beh, io e i Protoss abbiamo una lunga storia. Li ho aiutati in diverse occasioni. Penso che mi lasceranno in pace. Sai, potresti sempre restare qui, sistemarti e ricominciare da capo. Quelli come me non hanno seconde occasioni. Dobbiamo finire ciò che abbiamo iniziato. Sei un bravo uomo, Jim Raynor. Meno di quanto pensi.
qui. Matt, sigilla tutti i punti d'accesso. Abbiamo annientato i Protoss, ma c'è un'ondata di Zerg in avvicinamento. Serve estrazione immediata. Impossibile. Stiamo ripiegando. Cosa? Si abbandonarli così? Al mio segnale, tutte le navi abbandonino Tarsonis. Ragazzi, ci venite a prendere? Sei pazzo, Artoros. Non puoi farlo. L'ho già fatto. Timoniere, avvisa la flotta e portaci fuori dall'orbita. Ora. Comandante. Jim. Che diavolo succede lassù? Ultimamente raccatto tutto quello che si lascia dietro. Dacci un taglio, Lett. Stesso sogno. Ho detto
Dacci un taglio. Ciò che è accaduto a Kerrigan non è colpa sua. Di cosa parli? Di quando è stata abbandonata? O di quando ha ucciso 8 miliardi di persone? La solita storia. Non vuole ascoltarmi. Ma si rende conto di cosa sta diventando? Siamo chi scegliamo di essere, Matt. Beh, quando l'ha capito ce lo faccia sapere. Noi aspettiamo. Abbiamo raggiunto le coordinate del luogo d'incontro. Nessun contatto. Pare che la nave della Mebius non sia ancora arrivata. Strano. Non è da loro arrivare in ritardo. Signore, sono navi del Dominio. Sono guidate dall'ammiraglia di Mengsk. Santa madre misericordiosa. Signore, hanno abbassato gli scudi. Non mi piace. Matt, accosta e prepara i tubi di attracco. Comandante, non credo sia una mossa astuta. Volevi la rivoluzione, ragazzo. Eccoti servito. Voltati, Arcturus. Voglio che mi guardi in faccia. Mio padre non è qui, comandante. Io sono Valerian Mengsk e possiedo la fondazione Mebius. E tramite essa possiedo anche voi. Dimmi perché non dovrei ucciderti qui su due piedi. Perché posso offrirti quello che hai sempre desiderato. Possibilità di salvare Sarah Kerrigan. Datevi una svegliata, ragazzi. Raynor ci ha venduti. Mi sono arruolato per combattere il Dominio, non per aiutarlo. Ora calmatevi tutti. Ci siamo sempre fidati del comandante. E continueremo a farlo. Fidati tu, quell'ubriaco. Jim Raynor è solo un vigliacco senza spina dorsale. E tu non hai fatto che creare casini da quando sei a bordo. Ah, davvero? Sei patetico. Uno può fidarsi solo di se stesso. Sì, signore. E appena i tuoi schiavi se ne renderanno conto. Adesso ne ho abbastanza. Li hai fregati tutti, non è vero, Jimmy? E al primo settore di guai te la darai a gambe. Come fai sempre, giusto? Con me, con loro,
con quella tua fidanzatina. Non fare cose di cui potresti pentirti, Thanos. Pensate come lui? Credete che vi abbandonerò? Adesso ci fa lavorare per il dominio, comandante. E ci riporta a Char. È come se se ne fosse già andato. Il dominio non c'entra niente. Abbiamo sempre lottato per salvare delle vite. Se gli Zerg spazzano via tutti, non sarà servito a nulla. Per questo torno a Char. Potete scegliere se seguirmi o no, come sempre. Questo è il comandante che volevo sentire. Soddisfatti? Torniamo al lavoro, gente. Non voglio più dover ripetere questa conversazione. E riparami il jukebox. Qualcuno mi aiuta. Nessuno. Esiste, è questo. Oceani di fuoco, tempeste geomagnetiche e un'atmosfera che può bruciarti vivo. Ma abbiamo previsto tutto. Non può prevedere gli Zerg, generale. Quelli non si adattano alla sua bella tabellina di marcia. Ho guidato 5 invasioni ai danni dello sciame. Ero in prima linea, mentre tu e i tuoi amici terroristi vi nascondevate. Siamo tutti al corrente delle sue vittorie, generale. Ho invitato il qui presente comandante Raynor ad aiutarci in caso di situazioni impreviste. A quanto pare avevi capito tutto, ragazzo. Ho investito troppo in questa iniziativa per vederla fallire. A tal proposito, il prossimo passo potrebbe essere alquanto piacevole per te. Valeria, mi è stato appena comunicato che hai portato via con te mezza flotta. Ti spiace spiegarmi perché? Padre, sto per realizzare quello che tu non sei mai riuscito a fare. Oggi sconfiggerò la regina delle lame e ci sarà finalmente la pace in tutto il dominio. Con questo gesto, la gente finalmente capirà che sono il tuo degno successore. Apprezzo la tua intraprendenza, figlio mio, ma stavolta hai esagerato. Cosa ti fa pensare di avere l'esperienza necessaria per... Non è da solo, Arcturus. Raynor, non so da quale fogna mio figlio ti abbia ripescato, ma persino tu devi sapere che niente può salvare quell'infida cagna e te stesso. Questo lo vedremo. E quando avremo finito, io e te abbiamo un conto in sospeso. Tutto quello che avrei potuto sperare. Stai giocando col fuoco, ragazzino. Principe Valerian, arriva una ondata di Zerg. Di già. Sgombrate la plancia. Ho una battaglia da...
Ragazzi, ci vediamo a terra. Saputo che vi serviva aiuto. Siamo venuti il prima possibile. Non è il momento di dormire sul lavoro, generale. Fantastico, figlio di puttana. Sei l'ultima persona che mi aspettavo di vedere. Ragazzi, scusate se vi interrompo, ma la situazione si fa calda. Grazie per l'aiuto, ma spero che non siate solo voi due. Generale, lo sa che ho sempre un asso nella manica. Sarai anche un maledetto pirata, Leila. Hai salvato i miei ragazzi oggi. E non lo dimenticherò. Ordinaria amministrazione. Felice di rivederla tutto intero, generale. Stiamo a vedere quanto dura. Vi ho portato un regalo, ragazzi. Claro.
l'artefatto Xel'Naga è stato assemblato. Mi auguro che serva a quello che pensiamo. Parole sante. Affidare le chiappe a un pezzo di robaccia aliena non mi pare molto furbo. Ti ho sentito, Tychus. Se contassi solo su questo mi sarei già arreso. Siamo alle porte dell'inferno. E ci siamo arrivati solo aiutandoci a vicenda. Non so se sia stata fortuna o il coraggio dell'incoscienza, ma in tanti anni non ho mai visto un'impresa come quella che avete realizzato voi due buffoni. Quella cosa potrebbe essere la chiave per fermare la regina delle lame. Ma è con il sangue e il sudore che siamo arrivati fino a qui. Dopo tutto ciò che abbiamo passato, tutte le battaglie e le perdite subite, l'unica cosa di cui sono certo è che possiamo contare l'uno sull'altro per finire il lavoro. Oppure moriremo, se così deve essere. Perché ci sono cose per cui vale la pena di combattere. State ricevendo tutto? Conosce i suoi ordini, signor Finlay. Dunque li esegua. Tychus, che cosa hai fatto? Un patto col diavolo, Jimmy. Lei muore, io sono libero. Tutti dobbiamo fare delle scelte. Che peccato. Jim. Tranquilla. Ci sono.
Ora, finalmente, su questo pianeta, avrò la mia vendetta. Perché io sono la regina delle lame. Signore, nessuna visita. Apri la porta. Buongiorno, comandante. Junior. Signori, le procedure del test inizieranno tra 2 minuti. Cercate di sfruttarlo al meglio. È il vostro ultimo test. Lasciateci un minuto. Molto bene. Stasera ce ne andiamo da qui, piccolo. Bene. E poi potremo affrontare Mengsk. Dimentica Mengsk. Dimentica tutto quanto. Pensa soltanto a noi due. Finché Mengsk sarà vivo, non potrà esserci alcun noi due. Ho mosso mari e monti per riaverti, Sara. Non ti lascerò buttare via tutto solo per vendetta. Inizio fase 2 del test. Io non ho rinunciato a te, Sara. Tu non rinunciare a noi. Fase 2 del test avviata. Iniziate l'operazione. Trovate Kerrigan. Squadra Bravo, ricevuto! Ha ha ha!
massacro continuerà finché Mengsk non sarà morto. Gliela farò pagare cara. Ora daccio un taglio. Torna in te, piccola. Quadra Bravo, rispondete. Mi sentite, Bravo? Convergete sul settore 6. Via, via, via. Dobbiamo andare. Ne è passato di tempo. È come andare in bicicletta. Già, come andare in bicicletta. Dov'è Jim? Non siamo riusciti a recuperarlo. Valerian! L'avete abbandonato! State fermi! Lascialo, Kerrigan. Valerian è con noi. Non c'è nessun noi. Identificazione negativa. Presenza nemica nel perimetro. Dispiegare squadre tattiche dalla 3 alla 9. Recere allo scafo, paratia 7, ponte 3. Manovra difensiva delta 4. Prepararsi subito al salto. Non si va da nessuna parte finché non vedo Jim. Studia un terzo. Cedimento imminente. Flotta del Dominio, qui è l'Hyperion. Cessate il fuoco. Abbiamo a bordo il principe Valerian. Mio padre sacrificherà qualunque pezzo sulla scacchiera per prendere la regina. Dobbiamo effettuare il salto. Li allontaniamo e torniamo a prendere G. Sara! Dobbiamo collaborare! Fate come volete. Io andrò a cercare Jim. Jim, sei su questa frequenza? Jim, ci sei? Sono al punto d'incontro, non c'è nessuno. Ho riflettuto su quello che hai detto. C'è qualcosa di oscuro in me, Jim. Ho bisogno di te. Ho bisogno che tu mi ascolti. Durante un ardito blitz. Dopo un breve interrogatorio, è stato giustiziato. L'imperatore Mengsk ha dichiarato: fieri cittadini del Dominio, sono lieto di annunciarvi che il nostro incubo è finito. L'immorale terrorista James Raynor è morto. La sua morte inaugura una nuova era di pace.
I Protoss si sono ritirati dal nostro dominio. E la minaccia Zerg è stata annientata. Lo sciame è spaccato e allo sbaraglio. Presto stermineremo tutti gli Zerg rimasti su Char. In breve, noi abbiamo vinto. La pace e la sicurezza sono garantite. Buonanotte, miei fedeli sudditi. Mengsk. Navigazione operativa. Destinazione, spazio Zerg. Confermare. Confermo. Su quelle navette. Abbiamo quasi finito, devo mandarle una squadra. No, no, tenente. Pensate ai feriti. Io troverò un altro modo. Sentire. Ho tre navette piene di uomini troppo malandati per rappresentare una minaccia. Mariti, padri, lascia andare quelle navette. Mi hai sentito? Generale, siamo circondati! Non c'è via di scampo! Bastarda. Non sei neanche più umana.
ci hai traditi tutti. E per cosa? Per mera vendetta? Quanti innocenti hai ucciso? Quanti ancora devono morire? Cosa direbbe Raynor se ti vedesse ora? Affrontami, Naruto. È finita. Non è che l'inizio. Amon l'aveva letto nelle stelle. Ti aveva annunciato il suo ritorno. Ti aveva annunciato la rovina, l'estinzione, la fine di ogni cosa. Il tuo dio è morto e non tornerà mai più. È questo che credi? No. Sara. Non sei Jim! Non sei niente! Io sono tutto ciò che hai perduto. Sono tutto quello che non hai mai avuto. Lo incontrerai.
Dovevo tirarti fuori. Che cosa hai fatto? Quello che dovevo. Spiegalo a Phoenix. Dillo agli innocenti che hai massacrato. Hai giurato di uccidere la regina delle lame. Tu sei l'unico che ha sempre creduto in me. Ci credi ancora in me? Io ti amo, Jim. Non dimenticarlo mai. È finita. Salve, Kerrigan. Ti stavo giusto aspettando. Mi sorprende che tu non sia fuggito. Fuggire? Mia cara, ho paura che tu abbia frainteso. Oh, davvero credevi che avrei fatto avvicinare una bestia come te senza prendere alcuna precauzione? È ovvio che tu sei il mio più grande fallimento. Adesso, finalmente, tu morirai. Cambio di programma. Non soffrirai mai abbastanza per tutte le vite che hai rovinato, Arcturus. Io ho fatto di te un mostro, Kerrigan. Ci hai reso tutti dei mostri. Grazie, Jim. Per tutto quanto. È stato...
stato un piacere, piccola. Come sempre. Chiedo umilmente il vostro aiuto. Una forza sconosciuta ha rapito i Templari dalle nostre colonie. Io e le mie forze li abbiamo rintracciati in un complesso Terran, ma siamo sotto attacco da parte dello Sciame. Lo Sciame? Sto arrivando, Talis. Che Adun vi nasconda fino al mio arrivo. Il nostro pianeta. Ha fatto di noi un popolo di profughi. Tuttavia, non è riuscito a scalfire la nostra unità. Perché noi siamo vincolati dal Kala. La sacra unione di ogni nostro pensiero ed emozione. Yeah.
riconquistiamo il nostro pianeta. E con esso, il nostro retaggio. Quest'oggi otterremo la gloria che ci spetta. Oggi riprenderemo ciò che abbiamo perduto e riconquisteremo il nostro pianeta. E che la luce del Kala possa guidarci. La flotta d'invasione è pronta. Attendiamo solo il vostro ordine, Gerarca. Dovete fermare subito questa invasione. Zertul! Templari! Arrestate quel traditore! No! Lasciatelo parlare! La guerra finale è giunta. Amon l'Oscuro ha fatto ritorno. Non possiamo fidarci di queste eretiche. Questa invasione ci distoglie dalla vera battaglia che si profila. La furia di Amon travolgerà l'intera galassia. Ricordate che fu la sua interferenza a causare la rovina di Alien. E porto ancora su di me il peso di quel fardello. Artanis, ho trovato il modo di resistere all'oscurità imminente. Tu devi credermi. Abbiamo dei lunghi trascorsi noi due, Zeratul. Ma in troppi si sono sacrificati nella speranza di veder sopraggiungere questo momento. Esecutore! Date il via all'invasione! Iniziata. Dimmi, amico mio, che cosa hai appreso? Ho assistito alla fine di ogni cosa. Orride legioni di ibridi che distruggevano un pianeta dopo l'altro. Nell'oscurità, a dominarli dall'alto, una forma indistinta. Amon. Eppure hai parlato di un modo per opporsi a lui. Quella visione fu benevola. Come se un'antica voce chiamasse da lontano. La stele ancestrale mi condurrà alla speranza. Stele ancestrale? Vidi un lampo di luce che rivelava l'artefatto Xel'Naga sul pianeta Terran di Coral. È quella la stele ancestrale della visione. Le profezie parlano di Xel'Naga contrapposti ad Amon alla fine dei tempi. Ritengo che questa stella ancestrale ci condurrà da loro. Ho sempre avuto fiducia in te, Zeratul, ma il peso del comando è davvero opprimente. Talvolta dubito di essere stato davvero pronto per sopportarlo. I tuoi dubbi sono infondati, giovane Artanis. Devi accettare ciò che sei diventato. Se vuoi essere il condottiero di cui abbiamo bisogno. Andrai da James Raynor su Coral e riceverai questa stele ancestrale. Io predisporrò le forze per la guerra imminente. Al tuo ritorno, i Templari saranno pronti. Entaro Tassadar, amico mio. Entaro Artanis, fratello.
dei suoi sussurri. Resisti, Artanis. Non lasciare che Avon ti consumi. Odio senza limiti. Egli ha corrotto il Kala. I tuoi cordoni neurali ti incatenano alla sua volontà. Devono essere recisi. Subito.
per garantire la sopravvivenza della nostra cultura in tempi oscuri. Nelle sue sale riposano contingenti di zeloti, templari che si sono sacrificati entrando in stasi in modo da fungere da armata di questo vascello. Benché penoso, ho iniziato a recidere i loro cordoni neurali. I ponti inferiori della nave ospitano una forgia stellare capace di produrre armi da guerra. C'è molto da scoprire su questa nave. La sua tecnologia è antica, eppure assai avanzata. Siamo a bordo di una reliquia dei gloriosi tempi in cui la nostra cultura rifulgeva come una costellazione. Il quadro celeste è stato aggiornato, Gerarca. Da qui potete scegliere la nostra prossima destinazione. Con questo vascello otterremo vendetta per quanto è accaduto, Carax, e libereremo i Templari. Rapporti da tutto il settore. Pianeti del dominio invasi. Avamposti distrutti. Migliaia di ragazzi morti come questi. Guerrieri. Morire è il destino di tutti i guerrieri. Questo potrebbe toccare anche a noi. Il destino non è scritto, Artanis. Per come la vedo io, se Zeratul era convinto che voi poteste fare la differenza, la battaglia è solo all'inizio. È vostra usanza stringere la mano a un amico. Non è così. Thank you.
nostra razza soffrano, separati dalla gloria del Kala. Nessuno di noi è mai veramente solo. Perché i cuori dei nostri guerrieri sono uniti dall'onore, dalla tradizione. La battaglia si combatte nel nome dei morti. I valorosi che generazione dopo generazione hanno scelto il manto dei Templari Oscuri. Sono qui per cercare gli Xel'Naga. Di unirci. Non dovremmo tentarla ulteriormente. C'è qualcosa che non va. Xel'Naga.
molto facilmente, Amon. I primogeniti non avranno più paura di te. La tua fabbrica di ibridi e radunato al mio fianco i tuoi servitori. Tutto ciò che resta è la tua distruzione. Piccolo impotente, tu sei insignificante rispetto alla salvezza che porto. Verrai su Aiun e morirai. Se n'è andato. Così arrogante. Come egli ha scrutato in me, così io ho scrutato in lui. La sua forma è quasi ultimata. E ora attende il nostro ritorno. Ha intenzione di scatenarci contro la grande flotta. Ci sarebbe un modo per evitarlo. Dobbiamo eliminare la sacra matrice psionica che alimenta Aiur. Altrimenti siamo spacciati. Se intende usare l'armata d'oro per impedirci di distruggere il suo corpo, allora avete ragione. Disattivare la matrice è essenziale. Pare che questa vostra connessione si sia dimostrata utile. Ma è tempo di liberarvi da Amon. Separatevi dal Kala. Così perderei tutto ciò che so. È l'unico modo. Liberatevi dal passato, Roana, e avanzate in questa nuova era. Per il Tela! Imposteremo la lotta su Aiur. Fratelli miei, ascoltate, poiché il tempo che resta è poco. Tutto quel che rimane della nostra razza, della nostra civiltà, sono coloro che stanno al vostro fianco e i corrotti sulla superficie sottostante. Un tempo ci ergevamo come custodi di una galassia piena di promesse. L'orgoglio e le divisioni ci hanno fatto venir meno a quel sacro compito e cadere in disgrazia. Il Kala, concepito per unirci, non è che ha accentuato quelle divisioni. La speranza che offriva era una menzogna. Oggi, quella menzogna deve finire. E con essa il pregiudizio e l'arroganza devono essere relegati al passato. Perché ora combattiamo, certi che la nostra razza non è giunta alla fine. Che noi Protoss possiamo essere vincolati dalla fede nell'unità. E che noi Protoss fonderemo una nuova civiltà, grande e potente. Fidatevi gli uni degli altri in battaglia. Colpite con un'unica volontà. Che la nostra ultima battaglia lasci un ricordo così fulgido che i nostri nomi risuoneranno per l'eternità. Selendis! Ascoltami! Liberate!
Shaman! Recidete i vostri cordoni neurali! No! Noi siamo uniti nel Kala! Senza il Kala, che cosa diventeremmo? Liberi. L'oscuro è stato ricacciato nel vuoto. Per adesso siamo liberi. Tutto questo grazie a te. Porterò a compimento il nostro sogno di una razza protossunita. Raccoglieremo i sopravvissuti. Ricostruiremo le nostre città. Rigetteremo le antiche divisioni per fondare una società nuova. Insieme plasmeremo il nostro destino. Questo reame maledetto. Se la regina delle lame intende davvero parlarci, le conviene arrivare subito. È sempre stata una di parola, Selendis. Se dice che è importante, ti conviene crederle. Scusate, ma non sono solita fidarmi di quelle ingannatrici, comandante. Quanta poca fede per un templare. Artanis? Jim? Che succede, Sara? Cosa c'è di così urgente da chiamarci tutti qui? Amon è vivo. Il suo odio infesta il vuoto. E lui già progetta di tornare. Anche adesso sento una voce che mi chiama. Potrebbe trattarsi di un trucco del grande nemico. Questa voce non è la sua. Percepisco qualcos'altro. Qualcosa di tormentato e disperato. Ma benevolo. La forza di Amon aumenta a ogni istante. Potrebbe non tornare durante la nostra vita, ma tornerà. E che cosa suggerisci di fare, Kerrigan? Nel cuore di Ulnar c'è un portale per il vuoto. Intendo attraversarlo e annientare il caduto una volta per tutte. Mi serve aiuto. Sara ha ragione. Non possiamo far finta di niente. La cosa ci riguarda, che ci piaccia o no. Zeratul predisse la venuta di questo giorno. Siamo con te, Kerrigan.
una tale gioia che... Forma che ho scelto per indurre l'azione l'essere chiamato Zeratul. E voi? Le profezie che Zeratul ha seguito sono il risultato della mia estensione psionica nelle menti di esseri primitivi. Sei un Oxalnaga? Quello che mi chiamava? Chi sei? Horus, ultimo guardiano del ciclo, nemico di Amon. Egli è un tutt'uno con il vuoto. È un'estensione della sua volontà a tenermi imprigionato. Perché ci hai convocati qui? Il ciclo non deve essere interrotto. La fusione fra purezza di essenza e purezza di forma deve continuare. Tu, essere chiamato Kerrigan, puoi fonderti con la mia essenza. Ora, compi il tuo destino. Ascendi come Xel'Naga. Continua il ciclo infinito. Xel'Naga, vuoi trasformarla in uno di voi? No, per Dio. Sarà. No! Solo uno Xel'Naga può sconfiggere il caduto. Sarà. Non sei obbligata a farlo. Non devi sottoporti ad altre mutilazioni. Insieme noi... No, Jim. Con tutto quello che ho fatto, vite spezzate, mondi distrutti, c'è sangue sulle mie mani. Ho bisogno di lavarlo via. Questo è il mio destino. Per il dominio Terran.
Sulla scalinata del Senato, l'ammiraglio Matthew Horner ha riconfermato l'appoggio dell'esercito al nuovo governo del Dominio. E si è detto ottimista riguardo le ultime battute dei negoziati di pace. Con cuore e col cervello, come ha sempre detto lei. Sai, Matt, un giorno toccherà a te guidare questo gruppo di sbandati. Un patto col diavolo, Jimmy. Avrai la sua vita nelle tue.